Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora è una vita che non registro quindi mi sento leggermente impacciata. Ricominciamo i nostri video con un video recensione, ovviamente il solito check del mio quadernino tanto carino che ormai mancano poche pagine e sarà per finire. Sono usciti diversi prodotti, allora iniziamo da questo prodotto della Yves Rocher. È della linea bellezza delle mani all'organica bio SOS mani pulite senza parabeni. Questo è quello da sport, sono 30 ml. Allora, testato sotto il controllo dermatologico, ingredienti di origine vegetale, estratto dell'arnica proveniente da agricoltura biologica, olio essenziale di sandalo. Questo gel detergente questo gel deterge le mani in assenza di acqua e sapone. Applicare una noce di gel sulle mani, sfregare fino a che non risultano asciutte. Allora, la scrittura è in verde, la confezione è in giallo, io non ci vedo una cippa lippa. Comunque, è un classico gel detergente per le mani, mo' di amuchina, solo che non ha quell'odore terrificante che ha la amuchina, ma profuma. Io ci sento la camomilla. Comunque, come abbiamo letto, va messa una noce di prodotto ed è ovviamente trasparente e giusto qualche secondo, il prodotto è molto fresco tra le mani, quindi piacevole in estate, dispiacevole in inverno. Ecco qua, è già asciutto. Io potrei ora, ovviamente, se sono fuori casa e ho bisogno di disinfettare le mani, lo prendo e potrei anche mangiarci tranquillamente o andare in bagno, eccetera. Io questa confezione la tengo sempre in borsa a lavoro. Perché ovviamente sì, ok, il sapone, l'acqua, eccetera, ma preferisco sempre quando devo pranzare fuori utilizzare anche una nocina di questo prodotto, così mi sento tranquilla, anche perché vado a toccare un computer che praticamente è a rotazione con tutti i colleghi. Quindi mi potrebbe capitare un collega precedente al mio che ha la buona abitudine di lavarsi le mani dopo essere andato in bagno o colleghi che, ahimè, non hanno questa buona abitudine. Io prevenire qualsiasi schifezza lo utilizzo e mi sto trovando molto bene. Rispetto all'altro prodotto che utilizzavo prima, che è quello della Stenom, se non ricordo se vi ho mai fatto la recensione, se esiste una recensione la trovate giù nell'info box. Quel tipo di prodotto invece mi seccava un pochino di più le mani, la pelle delle mani, ed ero obbligata ad andare poi su con una crema, quindi portavo in borsa sempre una crema. Con questo non ne ho bisogno. Altro prodotto della Yves Rocher è un piccolo smaltino di questo bel colore rosa che si chiama Orchidée Rose nella numerazione R201, mi dà come numero, e sono quelli piccolini. È questo bel rosa carne caldo, però più intenso di un rosa carne. Mi piace tantissimo. È un prodotto che ormai, vabbè, utilizzo da un bel po', quindi l'ho usato e l'ho strausato. Ha un'asciugatura però molto lenta. Mi è capitato l'ultima volta che l'ho messo sui piedi che io di solito metto lo smalto di sabato, se non sbaglio la domenica, sì, ho messo i calzettoni perché avevo la partita, comunque dovevo mettermi le scarpette da ginnastica. Quando ho tolto i calzettoni avevo i segni della trama, quindi vuol dire che non si era asciugato, eppure sopra c'era il top coat. Ad una passata ha una buona coprenza, a due è proprio questo colore sulle unghie pieno. Si stende con discreta difficoltà, ma più che altro non tanto per il prodotto che è comunque denso, ma ovviamente per il piccolo pennello che si ritrova, e sarebbe questo qua, un po' sfigatello, però è una confezione piccina, quindi si sa che il pennello non è estremamente buono. E
peggio ancora, ha una durata di 2-3 giorni, poi si sbecca, si scolora. Di questo prodotto mi piace soltanto il colore, quindi l'ho messo e lo metto perché mi piace il colore, altrimenti non voglio dire che era già cestinato, ma quasi. Basta, non ho più nulla da dirvi su questo prodotto. Poi altro prodotto sempre per le mani è questa crema per le mani della Benecos alla bicocca e sambuco. Sambuco, sì, è vegan, biomix, diversi certificati, formulazione ricca con l'olio idrolato di nocciolo di albicocca e idrolato di fiore di sambuco per le mani morbide, si assorbe rapidamente. Di questa linea io ho utilizzato la crema corpo, la sto ancora utilizzando, e il detergente, shower gel, mi è uscito sugar, vabbè, ho bisogno di mangiare, ho famissima. La linea mi piace tantissimo, un profumo veramente paradisiaco, delicato, non invadente, però si sente, persistente. La crema è da 75 ml e effettivamente è un prodotto che si assorbe rapidamente, è una cremina bianca, che profumino, e idrata, si assorbe rapidamente, lascia questo profumo gradevole sulle mani. Io di solito insisto anche poi ovviamente sulle mie cuticole per andarla a idratare ulteriormente, oltre a vari olietti che utilizzo di solito, e la crema è già bella che assorbita, quindi veramente molto comodo, e ti lascia questo profumo, ma è buonissimo. Non ho nulla da dire altro su questa crema. Cosa desideri da una crema? Che sia idratante, si assorbe rapidamente e sia profumata. Prego. Prego. Penultimo prodotto per questo video è questo shampoo della L'Oreal, della linea Colorista. È uno shampoo per togliere lo chatouche, i balsami colorati, le maschere colorate della stessa linea. Io della linea delle maschere colorate ho utilizzato quello rosa e quello azzurro, vi lascio le recensioni giù nell'info box. Quello rosa era, diciamo, quello con meno durata sui capelli, quindi il pigmento veniva meno preso dai capelli, invece quello azzurro era di quelli molto aggrappanti. E l'anno scorso, non avendo questo shampoo, io per togliere ormai il verde dai capelli ho dovuto tagliare. Quest'anno invece, utilizzando questo shampoo, effettivamente ha aiutato a far togliere il pigmento dal capello molto più rapidamente rispetto a usare uno shampoo normale. Andiamo a leggere cosa ci dice il prodotto. Velocizza la scomparsa delle colorazioni Colorista Chatouche. Ok, non me ne ero mai accorta. Andavo a leggere senza leggere praticamente. Allora, applica il prodotto sui capelli umidi, lascialo agire per 5 minuti, massaggia delicatamente per favorire l'azione del prodotto, risciacqua con acqua tiepida, utilizza il prodotto a ogni lavaggio per velocizzare il processo di scomparsa del colore. La sua specifica formula accelera la scomparsa delle colorazioni Colorista dai tuoi capelli fino a renderli al suo colore originario. Uno shampoo da 200 ml. Allora, vabbè, classico shampoo, ora non vorrei sporcarmi. Ha un profumo, direi classico, di shampoo da parrucchiere, forse con una punta di limone, di profumo di limone. Sì. Allora, non fa tantissima schiuma come prodotto, lava, deterge il cuoio capelluto molto bene. Anzi, a proposito di questo, la prima volta che lo utilizzai, lo utilizzai in combo con un altro shampoo perché non sapevo quanto poteva essere pulente questo prodotto. Quindi prima feci lo shampoo con il mio classico shampoo, quello alla camomilla, poi utilizzai questo,
andava bene così, quindi ho usato anche tutti i passaggi descritti e ovviamente ha tirato via un sacco di colore. Poi un'altra volta mi ero dimenticata di portarmi in doccia lo shampoo normale, quindi utilizzai solo questo. E avendo un capello in quel periodo, quella giornata, non tantissimo sporco, ma neanche pulitissimo, erano passati forse 3-4 giorni dallo shampoo precedente, due passate di questo shampoo mi hanno comunque detersa benissimo il capello, quindi anche come shampoo è molto efficiente ed efficace. E in più veramente aiuta la scomparsa del colore tra i capelli. Ora non so se acquisterò ancora dei balsami, maschere colorate della linea, perché è uscito un altro prodotto che dura praticamente una sola applicazione e lo preferisco perché è più facile da utilizzare, è più veloce, si può cambiare colore più spesso, eccetera. Però questo shampoo comunque lo sto utilizzando proprio come prodotto di detersione e mi sta piacendo. L'unica cosa che mi dispiace della modalità di utilizzo per favorire la scomparsa del colore è che deve rimanere sui capelli, quindi uno shampoo comunque con agenti schiumogeni sui capelli per 5 minuti significa seccare il capello. Quindi ogni qualvolta utilizzo questo tipo di shampoo opto per una maschera molto idratante c'ho una ciglia nell'occhio, mi sta distruggendo l'anima. Ok, oddio, camomilla di Dr. Schultz, sì. Oppure prima dell'asciugatura, quindi vado a utilizzare qualche goccia dell'olio, come si chiama? Della Nuxe, l'olio Prodige, non mi ricordo. Anche quella c'è la recensione giù nell'info box, così evito che le punte dei capelli a contatto con questo shampoo per 5 minuti si vadano ulteriormente a seccare. Però buon prodotto. Ultimo prodotto per oggi, sono rimasta senza voce, è questa maschera per viso della Bottega Verde. Le argille di bellezza, maschera purificante opacizzante, argilla di Sicilia, olio essenziale di eucalipto e timo, pelli impure e grasse. Allora, in italiano, in pochi minuti purifica e rinnova la pelle del viso, elimina le impurità, attenua i punti neri grazie all'estratto di salice e argilla verde di Sicilia. Ingredienti purificanti e equilibranti, la texture sensoriale e le note balsamiche all'olio essenziale di eucalipto e timo sprigionano una sensazione di piacevole freschezza. I risultati sono immediati, la pelle è rinnovata pure vellutata, libera dalle impurità. Utilizzare 2-3 volte a settimana secondo le esigenze della propria pelle su tutto il viso o solo nella zona T. Stendi in uno strato abbondante la maschera sulla pelle e lascia in posa per 5-10 minuti fino a quando non si asciuga. Vabbè. Evito ovviamente la zona del contorno occhi e delle labbra. Allora, l'estratto di salice aiuta a estrarre, a contrastare, Dio, sono ceccata, l'eccessiva produzione di sebo responsabile dell'aspetto lucido della pelle. L'argilla verde della Sicilia, molto ricca di minerali, esercita un'azione purificante. L'olio essenziale di eucalipto e timo, note balsamiche, dà l'effetto freschezza istantaneo. Senza parabeni, accessori di formaldeide, siliconi, oli minerali. Adatta per un'età dai 20 ai 40. Non mi dice più nulla. Meno male, ho letto la Divina Commedia. Dentro, vabbè, riporta ovviamente di nuovo dove applicarla e quanto tenerla su. C'è scritto ancora qualcosa dentro. Mio Dio, che esagerato! No, forse in altre lingue. Sì, in altre lingue. La confezione è da 50 ml. Una cosa che notavo, io di solito ovviamente per farvi la recensione mi conservo la scatolina, ma su questa maschera non c'è scritto il tempo di posa tra le indicazioni lasciate o qui o intorno. Comunque, questa è la confezione. La maschera si presenta di questo bel verde spento, verde, ha un buonissimo profumo. Non la voglio prendere col dito perché non ho voglia di impiastricciarmi le mani. Comunque è una maschera
che ha bisogno di più di 15 minuti per seccarsi, eppure di solito cerco di stare all'aria, quindi per favorire il seccaggio, non si può sentire, per favorire l'essiccazione della maschera, si può dire, spero di sì, però comunque ha bisogno di 20 minuti. Un'altra cosa che ho notato, che effettivamente riduce la dimensione dei pori dilatati e ovviamente purifica la parte superiore dei punti neri, nel senso che se avete dei punti neri che sono molto superficiali, vi aiuta a eliminarli. Se avete dei punti neri molto profondi e ossidati su, questa maschera non fa per voi. Avete bisogno prima di fare una buona pulizia e poi ovviamente applicare più di frequente una maschera del genere. Non secca eccessivamente, io di solito dopo con pelle umida passo ancora un po' di olio, sempre quello della Nuxe, e non metto la crema perché di solito una maschera la faccio sempre quando non devo uscire, quindi mi posso dedicare alla cura della mia bellezza e poi rimanere a casa o se è sera schiattarmi sul letto o se è giorno, non so, PC, massimo scendo il cane, niente di particolare. E questa maschera mi sta piacendo tanto, non la faccio 2 o 3 volte a settimana perché la mia pelle non esige queste tempistiche molto ravvicinate, però almeno un paio di volte, 2 o 3 volte al mese cerco di farla. Ora per esempio è parecchio, sì, è parecchio, forse saranno passate 3 settimane, mi sa che dopo me la vado a fare, sì, è arrivata l'ora di andarsela a fare. Ok, mi piace molto come crema, come maschera. Si vede che sono stanca, mi sono sveglia dalle 5 stamattina e sono appena luna, no, anzi, scusate, mezzogiorno e la giornata non è ancora finita. Vabbè, sorvoliamo. Ok, non ho più nient'altro da dirvi, no, quindi io vi lascio alla vostra giornata, vi mando un super bacione e in gamba. PS, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, se vi è piaciuto il video e non ne volete perdere mai più uno, attivate la campanella. Non so se lascio questa parte, comunque. Alla prossima, ciao!